Weekend gialloblu, Verona e Aracines. Non solo l'Hellas, che è sceso in campo per due sedute di allenamento, ma anche tutti i colori di una città che, per pochi giorni, sta dipingendo la Valridanna di gialloblu. Sabato 26 luglio, una giornata ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati veronesi, un fiume di gente sotto le montagne, che già dalla mattinata ha riempito tribune della Svillage per applaudire i loro beniamini. Ci sono spazi per tutti, dai bambini, che hanno potuto rivivere l'esperienza degli Hellas Camp anche a più di 200 km da casa, alle famiglie, ospiti all'Hellas Kitchen Cooking Point e pronte ad imparare tutti i segreti della cucina gialloblu con ricco menù, risotto alla marona e tagliata di tonno. Una festa per tutti, animata dall'Hellas Village, visitato da Taxidi, Sala, Alfredson e Mandorlini in mattinata. Tanti gli autografi firmati, tante le foto scattate insieme ai tifosi, sorridenti e fieri. Perché tifare una squadra con un passato del genere è un orgoglio ed un vanto. Passato che diventa presente nel pomeriggio, quando gli ex gialloblu scendono sul campo per sfidare la rappresentativa nazionale magistrati italiani. Si ride, si scherza e si vince. È la storia che vince, perché i nostri ex campioni, compreso il team manager Sandro Mazzola, non hanno di certo disimparato a farlo, mentre Taxidis e Sala prendono appunti. Cambiano i protagonisti sul campo, tocchi gialloblu allenati da Andrea Mandorlini. Un benvenuto speciale per loro, che hanno ricevuto la visita del presidente Maurizio Setti, del direttore generale Giovanni Gardini e del direttore sportivo Sean Sogliano. Una stretta di mano con l'allenatore, accolta così dal pubblico. Poi Maurizio Setti passa a salutare i suoi ragazzi, o forse uomini, perché questa è la qualità principale per far parte del gruppo gialloblu. Il sole si nasconde dietro le nuvole e le montagne. La gente si stacca dal suo Verona, ma il presidente gialloblu ha ancora voglia di incontrare la storia, ha ancora voglia di stare in mezzo ai suoi tifosi. Autografi e foto anche con loro, prima di salutare e tornare in albergo, là dove i suoi uomini lo aspettano. Per Hellas Verona Channel, Alberto Pecchio.